Real Zito di Carditello, il 12 luglio andrà in scena una nuova puntata. Per intenderci, una nuova asta, e allora il prezzo del monumento borbonico calerà ulteriormente. Al momento si parla di 11 milioni e 250 mila euro. Ma l'appuntamento di luglio sarà quello decisivo per l'acquisizione dell'immobile reale, che è in uno stato di grande degrado dopo anni di abbandono, saccheggi e atti vandalici. In questi ultimi mesi intanto sono nati movimenti spontanei a difesa della Reggia di Carditello. Tutti chiedono che la fattoria borbonica torni ad essere pubblica. Attualmente è infatti di proprietà del Consorzio di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno. Intanto, dopo la visita e le promesse del ministro ai beni culturali Ornaghi nel marzo scorso e la garanzia dell'istituzione nell'immediato di un tavolo di lavoro, nulla è successo e il sindaco di Sant'Amaro Emidio Cimino, che aveva protestato mettendo in atto lo sciopero della fame, amareggiato sottolinea: le istituzioni non si sono fatte più vive, Caserta e la sua provincia continuano ad essere per la regione solo terra di conferimento della monnezza. Ma se l'attenzione delle istituzioni è calata, non lo è quella dei media nazionali e oltre. Le televisioni in particolare dimostrano il loro interesse verso il degrado in cui versa Carditello. Ora poi che non ci sarà più la vigilanza continua a fare da guardia al sito, si può immaginare quali saranno le conseguenze per questo gioiello dell'architettura settecentesca, abbandonato ormai a se stesso nel cuore di una terra devastata da discariche e camorra.